Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, bentrovati in questa nuova puntata della nostra Tutorial TV. Ancora una volta siamo in compagnia del buon Photoshop e della Cri, ovviamente. Quest'oggi vedremo due metodi veloci per andare a neutralizzare i colori delle foto. Ho preso ad esempio una vecchia foto, proprio perché sono quelle più predisposte a rovinarsi, a far venire fuori più che altro delle dominanti improbabili. Vediamo quindi chi di voi non ha a casa una foto come questa. Beh, proprio come questa magari non direi, però le foto magari dei matrimoni, dei nostri avi che adesso hanno questo colore magenta così evidente, o perché no hanno preso dei beigiolini strani e si sono mischiati un po' tutte le tonalità, ecco come possiamo rapidamente andarli a recuperare. Abbiamo un unico livello, quindi per sicurezza Command J o Control J se lavorate su un PC per duplicare lo stesso livello. Andiamo ad utilizzare un filtro, quindi menu filtro, alla voce sfocatura. Scegliamo il filtro che si chiama media. Questo filtro fa una media dei colori che incontra all'interno dell'immagine e riempie di una tinta piatta, di una tinta piatta non è il termine giusto, ma di un unico colore, appunto il nostro livello. Ora che abbiamo questo livello colorato, quali strumenti possiamo utilizzare per andare a neutralizzarlo? Il trucco è semplicissimo. Utilizziamo un livello di regolazione, quindi facciamo clic sul nostro menu e scegliamo valori tonali. Questo strumento ci permette ovviamente di far crescere la saturazione o il contrasto della nostra immagine, ma quello che interessa a noi è campionare il colore medio. Quindi seleziono la pipetta grigia e vado semplicemente a fare clic all'interno di questo documento. Ancora non l'ho fatto. Questo clic trasformerà in un grigio medio il mio colore. Vediamo quindi che cosa succederà poi alla nostra immagine. Facciamo clic, voilà, il grigio medio più o meno l'abbiamo raggiunto. Ora che questa neutralizzazione è avvenuta, togliamo la visualizzazione del nostro livello di mezzo. Voilà, ecco la foto come era prima e come adesso, con un semplice clic. Certo, poi possiamo andare a muovere i nostri cursori per farli aderire in maniera migliore al risultato che vogliamo ottenere, ma in un semplice clic abbiamo già ottenuto una soluzione veramente rapidissima e utilissima. Vediamo il secondo metodo. Eliminiamo questi due livelli, nuovamente Command J per duplicare o Control J il nostro livello iniziale, nuovamente menu filtro, sempre sfocatura, andiamo a scegliere sempre media. Abbiamo questo nuovo livello che è il colore medio della nostra immagine e non facciamo altro che invertire il colore, quindi creare il negativo di questo livello. Scorciatoia da tastiera, anche qui Command I o Control I se lavorate su un PC. Ovviamente abbiamo raggiunto il negativo del nostro colore. Ora non facciamo altro che cambiare il metodo diffusione e da normale gli diamo un bel sovrapponi. Voilà! Ecco che con sovrapponi abbiamo raggiunto la tonalità più o meno neutrale della nostra fotografia. Quello che vi consiglio io è di giocare con i metodi di diffusione, sicuramente perché vi daranno dei risultati sorprendenti con cui poter manipolare e regolare, come in questo caso, le vostre immagini e le fotografie. Ancora una volta, in un batter d'occhio abbiamo realizzato veramente un'immagine, l'abbiamo recuperata in una maniera rapidissima e indescrivibile.